271 e 22 sono i numeri, chissà se magici, ma certamente determinanti per la prossima Lega Pro. L'assemblea di venerdì scorso ha di fatto reintrodotto le liste che obbligano le compagini di terza serie ad un organico al massimo di 22 elementi, a cui possono essere aggiunti soltanto altri elementi molto giovani e del proprio settore giovanile. Il che vuol dire che a numero fisso di slot da riempire gli organici saranno certamente sfoltiti da nord a sud, con un sostanziale decremento del numero complessivo di giocatori che disputerà la prossima Serie C e un aumento evidente del numero di ragazzi che entreranno, volenti o nolenti, nel novero degli imprescindibili. E questo certamente non piace all'assocalciatori sul piede di guerra per il rischio, neppure troppo remoto, che buona parte dei tesserati non trovino più spazio all'interno delle rose. A questo andrebbe aggiunta anche la soglia dei 271 minuti che occorrono per accedere al minutaggio e alla relativa contribuzione, cioè 3 under in campo per 90 minuti più almeno un altro, lasciando da parte le varie storture che potrebbero portare ad utilizzi flash del quarto giovane. Quello che interessa è che la costruzione di qualsivoglia organico, a meno che non si voglia rinunciare al minutaggio, passa in maniera determinante da una foltissima lista di ragazzi che siano nati dal 1999 in poi. Ma se l'organico deve rimanere a 22 e ci vuole una grossa rappresentanza green, ecco che il segreto del successo passerà dall'individuazione di talenti in erba da inserire in pianta stabile nell'11 titolare. Il Teramo ha 5 elementi che rispondono alle attuali caratteristiche: Piacentini, Capa, Viero e Santoro, tutti del 99 e che danno diritto alla quota minima, visto che quello è l'ultimo anno per restare nel range, e Birligea, che invece essendo 2000 contribuisce per una quota maggiore e soprattutto rientrerebbe nei parametri anche nella stagione 2021-2022. Ed è per questo che il Diavolo, così come le altre consorelle di Lega Pro, dovrà fare un ragionamento al contrario rispetto a quanto fatto finora. In passato si è costruito un organico partendo da un tasso tecnico e di esperienza elevato per poi inserire i giovani che non fossero solo di contorno ma non dovessero per forza rappresentare l'asse portante della squadra. Stavolta invece sarà proprio la parte green il fulcro intorno al quale ruoterà l'impianto successivo. Ecco il motivo per il quale la ricerca, almeno nella prima fase del mercato, sarà in uscita e quando lo sarà in entrata dovrà avere come priorità l'individuazione dei cosiddetti under con l'inserimento, se possibile, anche di elementi del vivaio. Per questa ragione il Diavolo si sta muovendo per cercare in primis di ridurre numericamente l'attuale rosa, un po' perché non ha reso come ci si aspettava e un po' perché in controtendenza con quanto stabilito dall'assemblea.